il Black Friday conquista i sondriesi. Il giorno di ribassi, che tradizionalmente dà il via allo shopping natalizio nel venerdì successivo alla festa del ringraziamento, è ormai diventato un vero e proprio fenomeno di massa anche in Italia. Il capoluogo valtellinese non è immune da questa corsa all'acquisto, come dimostrano i tanti sondriesi che hanno approfittato dell'occasione per togliersi qualche sfizio o cominciare a pensare ai regali di Natale. Sicuramente se ne approfitta, se conviene acquistare oggi, Non è, cioè, chi ha tempo per uscire, per andare a fare un giro, conviene di sicuro. La giornata di sconti può rappresentare un'opportunità interessante per acquistare merce della stagione in corso a prezzi vantaggiosi anche per chi, in questo non facile periodo, intende puntare al risparmio. Questi problemi di lavoro, specialmente per i giovani che non lavorano, insomma, se riescono a risparmiare qualcosa è sempre meglio. E poi anche per loro stessi, perché piuttosto che avere la roba in magazzino è meglio vendere, almeno da a recuperare costi. Un incentivo importante ai consumi, che però vede avvantaggiarsi soprattutto il mondo delle piattaforme online, pronte a sfruttare l'occasione con campagne pubblicitarie e offerte ad hoc, che sempre più spesso seducono gli acquirenti. L'online è sicuramente più comodo perché se non hai tempo di girare ti ritrovi tutto al momento, diciamo. Io, lavorando tutto il giorno, non ho la possibilità di girare per negozi, quindi approfitto molto per l'acquisto online. Ultimamente faccio più online, però quando capito in giro così e il tempo mi permette faccio anche dal negozio direttamente. Alcune cose nei negozi tradizionali, però tutte le cose elettroniche nelle quali so che mi piace quel modello, oppure quando devo comprare qualcosa di cui sono già certa del modello, del prezzo, dell'articolo, allora preferisco in internet perché è più comodo. Se i consumatori sembrano decisamente conquistati da questa tradizione d'oltreoceano, ormai entrata di diritto nel calendario degli acquisti, i commercianti sondriesi si dividono sulla questione. Oggi non si potrebbe fare il Black Friday perché siamo nei 30 giorni prima di Natale, quindi è proibito dalla regionale praticare sconti e soprattutto pubblicizzare sconti in vetrina. Fidatevi dei negozi dove siete soliti andare e quindi comportatevi di conseguenza, non cedete all'occasione a tutti i costi, che magari non lo è. Tra i negozianti c'è anche chi ha scelto di provare ad aderire all'iniziativa, sfruttando anche l'opportunità offerta dalla rete social. Stamattina, ovviamente, oltre a mettere i cartelli in vetrina, ho pubblicizzato il Black Friday su Instagram, su Facebook, visto che comunque sono pubblicità a costo zero, per me è giusto sfruttarle. Sicuramente arriva di più facendo vedere la foto, comunque l'immagine su questi canali oggi che sulla vetrina, visto che il passaggio della gente in centro è quello che è, visto che oramai la gente compra su internet oppure decide di andare nei centri commerciali a passare la giornata. Pubblicizzare le promozioni, secondo l'esercente, sarebbe fondamentale per il successo di iniziative di questo tipo, per portare all'attenzione dei clienti tutti i vantaggi dello shopping in città. Sono informati, ma per quello che riguarda i canali internet, le grosse catene, i centri commerciali, eccetera, probabilmente noi dovremmo fare un po' più unione tra noi commercianti del centro e promuoverlo come centro città.